dedicato agli anziani. Vediamo. Era il 1992 quando Alberto Sordi decise di donare un terreno a sud della capitale perché vi sorgesse una struttura d'avanguardia dedicata agli anziani fragili. Quel sogno è poi diventato realtà e oggi la Fondazione Sordi è un modello di assistenza sociosanitaria per la terza età. Qui con me c'è il professor Raffaele Antonelli Incalzi, responsabile della unità di gerontologia al Policlinico Campus Biomedico con cui la Fondazione collabora. Professore, diciamo subito come è organizzato questo centro e cosa ospita. Il centro ospita in primo luogo la Fondazione stessa, che gestisce un centro diurno di eccellenza e promuove ricerca geriatrica. Inoltre include un poliambulatorio e un centro di riabilitazione multimodale realmente all'avanguardia. Ed ora ascoltiamo alcuni di questi ospiti che abbiamo incontrato nella struttura. Io ci sono 8 anni, se non ero contento non c'ero. Questa è una struttura di eccellenza, meglio di questa dove la trovi? Ma io mi diverto dentro casa, ma no, io non sto bene, mi sono fatta amichette. Mi diverto, sto bene con le amiche, scherziamo, balliamo, facciamo ginnastica, di tutto. Io ho 84 anni anagraficamente, ma sono volontaria e quindi suono la fisarmonica e faccio cantare le signore. Quanto è importante che un anziano venga stimolato e abbia relazioni sociali? È fondamentale perché migliora il tono dell'umore, la qualità di vita e l'autosufficienza. In questa fondazione viene svolta un'attività psicoattivante e socializzante che include lettura dei giornali, alfabetizzazione informatica, recupero e valorizzazione esperienziale, quindi delle arti, dei mestieri, delle competenze e relazioni sociali in senso lato. In una popolazione che invecchia bisogna potenziare l'assistenza sociosanitaria sul territorio, nella regione Lazio si fa abbastanza? E purtroppo no. La scarsa integrazione tra il sociale e il sanitario è proprio direi proprio un difetto di cultura di questo tipo di assistenza, fa sì che vi siano carenze molto rilevanti. E spesso sono proprio i pronto soccorsi degli ospedali a doversi far carico di questi anziani. C'è a volte un ruolo di supplenza, che è una supplenza impropria, anche dannosa, perché è una risposta sbagliata, un'esigenza giusta, e quindi bisognerebbe il più possibile cercare di creare quel tessuto connettivo territoriale che mediamente è alquanto debole. Grazie al professor Incalzi. Grazie a lei. Sportello Salute torna sabato prossimo. E siamo al calcio oggi.